Emanuele Birarelli, se deve finire così va bene anche soffrire. Sì, sofferenza enorme. Secondo me, insomma, a un certo punto in poi siamo stati poco lucidi, un po' era finita anche la benzina e noi di solito abbiamo un gioco molto più pulito di questo, invece un po' troppa confusione, un po' troppo nervosismo, siamo calati, abbiamo regalato troppo e loro sono tornati sotto. I primi due set erano andati anche bene e poi c'è stata anche un po' di stanchezza, come dicevo prima. Bel modo per festeggiare le 340 presenze, sei il record man assoluto. Sì, no, sono contento, ovviamente Trento per me è seconda casa, però insomma va, adesso andiamo avanti, sono contento, ma in questo momento conta poco, conta solamente vincere. Adesso c'è Modena. C'è Modena, arriva un po' troppo presto, bisogna dirlo perché domenica è un po' troppo vicina, però non deve essere un alibi, ci abbiamo le nostre armi, come sempre in casa soprattutto, quindi la stanchezza non sarà un problema. E basta riposarsi domani e poi con tanto entusiasmo cominciare alle finali. Bello tornare a Trento per i playoff, Mitar. Sì, dopo questo risultato molto, molto bello. È stata una partita combattutissima, però tu hai dimostrato di essere in crescente condizione, hai retto tutto il match. Quello che è importante è che abbiamo vinto una partita veramente importante per noi, per questa società. In finale di nuovo, sono felicissimo, veramente felice, scusate, sono ancora emozionato, era veramente una partita dura, tanta gente, era duro per tutti, per tutte le due squadre. L'ultima volta che Trento è andata in finale c'eri tu e giocavi al centro, porti bene? Sì. Porto bene come centrale, vediamo come ho posto. Matei, 5-7 di passione, 5-7 di lotta, alla fine avete avuto la meglio, una grandissima partita. Grandissima partita, molto molto combattuta, un spettacolo per il pubblico, tante emozioni, contentissimo, alla fine è un po' di fortuna e tanta bravura nei momenti decisivi. Ma anche tanta tenacia, avete saputo soffrire. Sì, abbiamo sofferto tantissimo e sono contento che alla fine siamo riusciti a farcela perché loro avevano la possibilità di girarla. Sei tornato a Trento, è tornata a Trento la finale scudetto, solo un caso? Ma non lo so, intanto sono contento che siamo in finale. Adesso pensare già a Modena sarà un po' difficile visto che c'è solo un giorno di tempo. Un po' difficile, un po' tanto, però dobbiamo fare il nostro meglio.